Dario è stata una storia diversa, e ce lo ricordiamo sempre, e però ci piace anche ricordarlo agli altri. E quindi abbiamo pensato di fare questo memorial, e siamo la terza edizione, ed è un modo di ricordarlo come lui sarebbe piaciuto, credo, con le sue passioni, il calcio, la gioventù, l'azione, darsi da fare, non piangersi addosso, quindi è un modo di ricordarlo che mi piace molto. Dario ci ha dato una grossa mano e si è confrontato con due grosse personalità, Nico De Angelis e il professor Lombardini. Ne sono nate anche delle scintille ogni tanto, sempre utili, perché lui aveva sempre la schiena dritta, se aveva un'idea la sosteneva fino in fondo, certe volte aveva ragione, magari qualche volta aveva torto, in ogni caso poi raggiunto una decisione si andava avanti tutti concordi. È stato veramente un esempio e anche la Fondazione ha dato un impulso notevole. Un'altra cosa che mi piace ricordare è la sua famiglia. Una persona si vede anche dalla famiglia, perché in qualche modo è lo specchio della persona. La moglie si sceglie, qualche volta si viene scelti anche, comunque se due scegliono, i figli si tirano su la nostra immagine e somiglianza, ma comunque la nostra impronta è importante. Ecco, ne è uscita una bellissima famiglia, che io ringrazio per la sua presenza costante, è un esempio anche questo di dignità, di forza e di coesione. Quindi anche sotto questo profilo, e anche dopo averci lasciato, Dario continua con la sua famiglia a darci un esempio importante. Mi fermo qui e passo la parola subito al dottor Colnero, che deve lasciarci per un impegno importante, ci ha regalato un bel pezzo del suo ritardo, dovresti scusarsi, quindi ti do subito la parola. Grazie Franco. Siamo alla terza edizione, siamo molto felici che questa iniziativa diventi una tradizione. Risentendo le parole dell'avvocato Zanetta, pensavo a come sarebbe stato bello, in particolare quest'anno, quando le cose sono andate piuttosto bene, avere ancora con noi Dario, quando sapeva appunto in tribuna, con il suo vocione che ricordavamo anche in altre occasioni, sostenere gli azzurri. È stato un anno bello, un anno intenso, e quindi ricordarlo anche in questa occasione mi fa particolarmente piacere. Io ho potuto tornare a usare l'espressione siamo tornati a casa, perché sono convinto che la Serie B sia la nostra dimensione, e lo posso ripetere ancora una volta qui, dove davvero il Novara si sente a casa, grazie alla disponibilità, alla simpatia, all'affetto, al calore che la Banca Popolare di Novara ci riserva e che trovava in Dario una delle sue massime espressioni, peraltro continuata dai vertici della banca in tutte le occasioni possibili. Sapete bene che questa è una riconoscenza che io mi porto dentro e che non smetto di ripetere. Mi dispiace che Borghetti non sia ancora arrivato, perché ci tenevo a sottolineare il fatto che anche la squadra che parteciperà al Memorial Lorenzini ha vinto il suo campionato, e quindi gli allievi 99 fanno parte dell'ottimo lavoro che il settore giovanile sta facendo in questo periodo, che parte dalla Beretti, che auspicabilmente si prepara a giocare le finali del trofeo, a scendere le altre categorie, tutte con grandi risultati, in particolare appunto gli allievi hanno vinto il loro campionato. Torneremo a fare il campionato primavera, questo sarà un ulteriore riconoscimento del nostro lavoro, molto importante, fa parte delle cose belle di questa promozione. Grazie quindi ancora alla banca, un caro ricordo a Dario, siamo felici come sempre di poter fare delle cose insieme in un posto dove ci sentiamo a casa. Grazie, torna presto. No, bene, sì. Prego, figli Dario. Bene, in attesa che arrivi il nostro responsabile Borghetti del settore giovanile, comincio un attimino io a delineare come si svolgerà questo torneo. Prima di tutto, questo torneo è dedicato al nostro caro Dario Lorenzini, che è, insomma, ormai giunto alla terza edizione, è diventato un must, quindi un bellissimo incontro che tutti attendono, tutti aspettano, anzi mi dicono, mi confermano che tutte le squadre che hanno partecipato a questo torneo sono sempre liete di poter tornare a partecipare, però insomma sono sei, quindi bisogna prendere delle decisioni. Quest'anno il torneo si svolgerà nelle giornate del 30 e 31 maggio a Novarello Villaggio Azzurro, e le squadre che parteciperanno saranno l'Internazionale,
il Udinese, il Bologna, il Watford, lo Sponto Riga, che è una squadra lettone che milita nella Serie A del campionato, importante squadra, che mi dicono che detenga anche il record degli scudetti vinti consecutivamente, mi ha detto un 12 di fila negli ultimi. Quindi insomma, vabbè, comunque è sempre un record, no? È sempre un record, e lo ha naturalmente, che insomma è di diritto. Queste diciamo, le partite si svolgeranno nelle giornate appunto di sabato, con la fase di qualificazione, e si partirà alle 10 e si andrà diciamo, sempre continuate via diretta fino alle 19, quindi ci saranno un sacco di partite. Mi hanno detto anche, e poi lo confermerà Borghetti, che diciamo sarà inserita anche la partita dei giovanissimi nazionali, che anche loro sono andati benissimo e hanno vinto contro l'Udinese, e si stanno diciamo andando così, si cercheranno di arrivare alle finali della loro categoria. Inoltre poi seguiranno domenica le semifinali e le finali, per nel pomeriggio le finali del quinto sesto fino al primo secondo. Anche domenica sarà inserita un'altra partita degli allievi Lega Pro, che anche loro stanno andando veramente bene e sono indirizzati alla finale 8 che si svolgerà a Chianciano. Quindi vedete, anche il Novara Calcio e tutte le squadre stanno veramente facendo bene, anzi direi benissimo, meglio di così. Quindi questo torneo naturalmente è stato organizzato dalla banca, con la collaborazione della fondazione, del CRAN di gruppo, che erano tutte le incariche, tutte le cose che seguiva il nostro Dario. Di conseguenza abbiamo voluto tutte quante coinvolgere, naturalmente anche con l'aiuto e naturalmente senza di quello e con il coinvolgimento attivo del Novara Calcio, che comunque fornisce le strutture logistiche, alberghiere e via dicendo. Quindi insomma è stato veramente un connubio che sta funzionando bene, e speriamo di poterlo continuare e andare avanti per parecchi anni con questo Memoria, che comunque è diventato un punto fermo per questa categoria. Io adesso passerei la parola al responsabile del settore giovanile Borghetti, che aspettavamo con ansia. Che nel frattempo recupera un po', però. Che è arrivato, che è arrivato in corsa, così se anche lui potrà dire qualche cosa su questo importante torneo. Grazie. Assolutamente sì. Allora, mi scusate per il ritardo, abbiamo avuto un attimo di... Aspettavamo un ragazzo a Novarello, un ragazzo in prova, è arrivato tardi. Quindi abbiamo messo insieme le cose. Lo scaccherei. Cioè. Così di primo acchito direi di no. Ognuno ha i suoi concetti. Comunque, no. Terzo torneo, terzo Memorial Dario Lorenzini, più o meno è sulla falsa riga, soprattutto della passata stagione. Il numero delle squadre sono 6, abbiamo sempre cercato di tenere alto il livello, coinvolgendo anche in realtà straniere. Come abbiamo già detto anche ieri, con il signor Zacchi abbiamo avuto la presenza del Watford, che non è stata una società diciamo così invitata, ma ha chiesto di essere di nuovo invitata dopo l'esperienza della passata stagione. Quindi si ragiona sul fatto che il torneo è stato apprezzato, sicuramente è organizzato bene in un contesto che è a misura di ragazzi, diciamo così. Di conseguenza, il torneo sulla falsa riga dell'anno scorso, la struttura è la stessa, i due gironi. Teniamo le società di Inter e Udinese come definiamo le teste di serie, Novara e Bologna come fascia B, e poi le due straniere. I gironi sono stati suddivisi in questa maniera per cercare di dare un attimino un po' di novità ai ragazzi stessi, quindi il Novara non incontrerà l'Inter, quantomeno nella prima parte, e l'Udinese non incontrerà il Watford, sapendo che le società sono diciamo così della stessa proprietà. Quindi questo è un po' il discorso. A differenza della passata stagione, il torneo si caratterizza anche per la presenza all'interno della sua struttura anche delle fasi finali, sia dei giovanissimi nazionali contro Sassuolo, sia degli allievi contro il Gubbio. Quindi questa è un pochino anche la novità di quest'anno. Sì, per il resto, ripeto, inizieremo sabato mattina, sabato pomeriggio, e poi termineremo con la finale alle 5:30 domenica. Se avete qualche domanda, poi darò indicazioni in merito. Per il resto, questa diciamo, è un po' la struttura del torneo.